L'indagine che abbiamo condotto per Coreve riguarda il rapporto tra gli italiani e la raccolta differenziata, con particolare riguardo al vetro. Circa 2 italiani su 3 dichiarano di fare la raccolta differenziata, magari non tutti dicono la verità, la faranno qualche volta, però è una buona percentuale. Purtroppo una percentuale che, come noto, si concentra nel centro-nord escluso il Lazio, dato che Lazio e Sud sono aree dove spesso la raccolta differenziata, anche chi la vuol fare, non la può fare perché non viene organizzata dagli enti locali. Beh, il vetro, insieme alla plastica e alla carta cartone, è in testa alla classifica in termini di percepita nota riciclabilità, ma ci sono molti errori. Il 45% mette il cristallo col vetro, il 23% il Pyrex, il 18% le lampadine, il 10% oggetti in ceramica, il 7% i tubi al neon, il 3% i tubi del televisore. Tutti questi ultimi, dagli oggetti di cristallo in poi, sono errori. Eppure gli italiani al concetto di raccolta differenziata qualitativa sono assolutamente favorevoli. Sappiamo che c'è una campagna di sensibilizzazione che state preparando e che partirà da gennaio. Ci racconta qualcosa? Stiamo promuovendo una campagna di comunicazione che si chiamerà C'è vetro e vetro. Perché è fondamentale spiegare ai cittadini che a volte alcuni oggetti che sembrano di vetro poi non sono di vetro. Le lampade a scarica, ad esempio, che contengono dentro dei piccoli elementi che sono di alluminio, questi si disintegrano dentro al forno e ci distruggono una quantità di bottiglie perché creano degli infusi che sono particolarmente pericolosi. I tubi fluorescenti non vanno bene, gli schermi dei televisori non vanno bene. Cioè ci sono una quantità di materiali che non possono essere messi insieme al vetro perché ci creano problemi. Quindi questi elementi noi dobbiamo portarli a conoscenza del cittadino in modo che anche lui possa fare una differenziata diversa rispetto a quella attuale.